Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questa seconda parte relativa alla realizzazione del mobile dell'angolo nel soggiorno, vi faremo appunto vedere quello che è la costruzione di una torre con delle mensole che andrà appoggiata su questo mobile che vi ho fatto vedere nella prima parte. Quindi adesso scendiamo sempre in laboratorio con le assi a nostra disposizione riciclate, andiamo a realizzare quello che ci serve. Quindi, sempre partendo dal legname riciclato, da queste porte che avevamo, qui abbiamo ancora parti di telaio, che adesso andiamo a tagliare su misura, rifilare, intestare, fresatura a lamello, ci creiamo le mensole che ci servono, assembliamo il tutto e abbiamo già finito. Andiamo avanti! Una volta tagliati i montanti, ora andiamo a tagliare quelle che saranno le mensole. Adesso che abbiamo intestato e tagliato a misura tutti quanti i pezzi che ci servono, rifiliamo e possiamo assemblarli. Quindi, adesso che abbiamo intestato le nostre assi e portate a misura, andiamo a rifilarle alla seganastro. Ora, prima di incollare le assi per creare i pannelli, le piaghiamo per portarle tutte allo stesso spessore. A questo punto andiamo a fare le fresate con la lamellatrice per unire tutte quante le nostre assi e creare i nostri pannelli. Dopodiché, vinemi il D3 Plus e lamelle, andiamo a unire il tutto. Abbiamo unito tutto, incollato e abbiamo messo pressato con gli strettoi. Adesso andiamo a liberare per vedere il risultato. Diamo una levigata per ripulire un po' le assi prima di passare a fresare e incollare. A questo punto andiamo a realizzare le fresate sui due pannelli, ci aiutiamo con una riga, ci segnerà da che parte dobbiamo farle in modo da farle esattamente nel modo perfetto su entrambi i pannelli. A questo punto, una volta fatte tutte le fresate, andiamo con i lamelli e le nostre assi ad unire il tutto. Ci aiutiamo con dei mossetti angolari per bloccare la struttura in posizione. Una bella passata dei vinavi in legno extra e andiamo ad assemblare il tutto. Ora blocchiamo gli strettoi e aspettiamo che la colla asciughi. A questo punto la colla è asciugata, possiamo togliere gli strettoi. Ora una bella rifinita, lo sistemiamo un po' e possiamo andarlo ad installare. A questo punto, per uniformare un po' il tutto, con la lana d'acciaio tipo fine della veleca, andiamo a dare una passata un po' dappertutto, così togliamo qualche residuo di colla, cose in più, diamo una leggera irruvidita senza rovinare il vecchio smalto e poi passeremo sopra ancora un trasparente sia all'interno che all'esterno del nostro manufatto. Ora, per uniformare un po' anche la parte sopra, che comunque non sarà altissima e si vedrà, e non è tanto bella da vedere, secondo me. Abbiamo qui una striscia di un
di uno di questi assi rifilata, ovviamente giusto spessore, andiamo a incollarla sulle due parti in modo che praticamente le nostre teste andranno a scomparire, che avrà un effetto sicuramente migliore. Quindi con giusto qualche tina di colla, in questo caso Vinavil Legno Extra, andiamo a mettere le nostre impellacciature. Con semplicemente un po' di nastro carta andiamo a bloccarli. Ora una mano di impregnante per legno color castagno, sempre della Veleca. Andiamo a fare qualche ritocchino e sulle parti interne dove non è verniciato. Così lo andiamo a uniformare con le parti già rifinite. A questo punto diamo anche una mano di vernice satinata per legno trasparente per ultimare il nostro lavoro. Ebbene amici, eccoci giunti anche alla conclusione di questo video con la nostra seconda parte del mobile installata. E devo dire che non è venuto affatto male, ci sta molto bene, ovviamente richiama il legname del piano. Abbiamo ripristinato anche la finitura interna azzeccando con il color castagno e dando un bel trasparente, praticamente l'interno e l'esterno sembrano in tinta perfetta l'uno con l'altro. Quindi adesso questa è la seconda parte, ovviamente come avevo già anticipato ne arriveranno altre parti perché il mobile non è ancora completo, bisognerà ampliarlo ancora. Ma queste parti le vedremo appunto nei prossimi video. Quindi come al solito lasciatemi un commento, un mi piace, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo in un prossimo video e a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi un buon fai da te a tutti.